non sa che questo locale è vietato ai non addetti ai lavori? Se ne vada. No, signorina, aspetti un momento, sono venuto perché le devo dire una cosa importantissima. Mi è successo un fatto incredibile. Io ho sognato di lei, lei era nuda. Faceva la danza del vento, poi mi è saltato addosso. Io l'ho abbracciata. Lei mi ha abbracciato. E che rimagli tutti? Da, no, da, no, 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 signorina! Oh, ma aspettalo! No, ragazzi! Devi chiudere un devo convincerti che sono quello che fa. Mi faccia fare una prova con lei. Vada a consolarsi con suo fratello! E io invece non mi muovo di qui. Passerò la notte dietro la sua porta. Magari ha lasciato Corrado. No. Madonna, quanto magno, porca figlio! A questo momento, come tutti ben sapete, la vincita della relazione dipende dall'attaccamento degli uomini e il distaccamento. Signore! Se ne sposo, ti guardi del mangiare il lupo? No, due. Quali che mangiamo? Un altro cazzo? No. A me quando comincia a parlare così mi gira subito in casa. Non parla in codice, signor colonnello. La prima brigata di batteria si mette ora in marcia lungo la direttrice est-sud-est, che sarebbe la nonna che fa profumi. Coprirle i fianchi con la pancera, cioè col fuoco dell'artiglieria leggera. Tenere pronta l'artiglieria pesante, cioè gli zampironi, per il fuoco di sbarramento contro i carri armati nemici, cioè i colonnelli. Cari nemici, i carri armati. Radar! Avete localizzato i carri? Signor colonnello, non funziona più il radar. Non funziona. Ma perché non funziona? È stato danneggiato. Sabotaggio! Questo è un atto di sabotaggio! Può essere stato soltanto qualcuno che può entrare qui dentro. Ma tu a chi cazzo scrivi? A casa, colonnello! Sono 9 mesi che non ho notizie! Mamma mia, ti strangolo con la mia mano alla bocca! Signor colonnello! Non possiamo utilizzare l'artiglieria leggera per il fuoco di copertura. Madonna, sei scassato pure quella, No, signor colonnello, le nostre batterie sono state spostate di 30 km da qui a qui. Ma questi che gli ha detto di spostare? E io no! Fatti così, sei imbecille! Pare che abbiano ricevuto l'ordine stanotte in codice segreto. In codice segreto? Sì. Il nemico? Questo è stato il nemico! Il nemico è possesso del nostro codice segreto! Tradimento! Chi può aver tradito così vigliaccamente? Io forse lo so chi è stato. Quel vigliacco. Gianluca? Non c'è. E dove è andato? È andato giù in paese, al riparo delle grandi manò. Dice che non deve essere disturbato. Il soldato Capretti? Il soldato Capretti? Maledetto. Colonnello, prega. Sono riuscito a inserirmi in una comunicazione del nemico. Che dici? Quindi Belungo, alzati Lazzaro e cammina. Ripeto, alzati Lazzaro e cammina. Ripeto, ho capito, alzati Lazzaro e cammina. Chi cazzo è tu, Lazzaro? I cari nemici. Alzati e cammina, vuol dire che devono avanzare. I cari nemici avanzano, noi teniamo un radar scassato, non li possiamo localizzare. Ma no? Come lo chiamano a Torre Seduti, il generale del Tino? Castigo di Dio. Madonna! Lazzaro, non cammina! Ora finalmente ho capito chi sei. Se non mette il proiettile in canna, non succede niente. Oh, ma che matta! Lasciami! Vigliacco, confessa, qual è il tuo gioco? No! Adesso vedere il mio gioco! La proviamo insieme, un terremoto, eh? Da dove viene?
Grazie.